Ciao a tutti amici, oggi mi trovo a Guizhou nell'impianto sciistico chiamato in cinese Yishe Sueshan. Come potete vedere questo impianto è di 80.000 metri quadri, può ospitare 5.000 persone allo stesso tempo e ci sono state giornate con picchi di 12.000 turisti. Situati nella provincia del Guizhou, nel sud-ovest della Cina, ci sono 7 impianti di sport su ghiaccio e neve al coperto, tra i quali l'impianto Yishe. Gli sport su ghiaccio e neve sono sempre più amati e praticati da più persone ed hanno notevolmente contribuito allo sviluppo del turismo locale. Questo distretto si trova al sud-est della Cina ed è incredibile vedere come ci possa essere qui una struttura di questo genere, soprattutto in un luogo dove la temperatura media annua è di 16 gradi. È difficile trovare un posto così all'estero. 我看你的为什么比我们细多了这个板子。 这是预约吧？啊，预约。那你们是专业的吗？啊，对。啊，专业的。你多大了？我15了。 Ecco, siamo pronti e ora sceremo. Il nostro istruttore se n'è andato, è facile, ho capito come si fa. Iniziamo. So easy! 1, 2, 3, 3, 2, 1, via! Non è così facile come sembra. Vuoi fanci? Le? Ciò si le. Lascia un po' di tempo di essere qui. Ti metti giù in piedi? Ah, ti metti giù in piedi? Ah, non so. Ti metti 最近在我看中国年轻人越来越多关注这个滑雪啊这些运动。每天训练多长时间？没有时间，一直滑，训练到闭馆的时候。啊。Ho appena chiesto alla ragazza e mi ha detto che loro hanno tutti dai 14 ai 15 anni e devono partecipare ad una gara, quindi sono qui per allenarsi. Quindi come avete visto lo sci è sempre più diffuso anche tra i giovani in Cina. Questo anche perché la Cina presta molta attenzione ai giovani. In cinese c'è una frase che dice Shou nian qian zi guo qia.假日时候或者是过节了，人非常多。你觉得今年的冬奥会在中国有没有人更多的人关注滑雪这个运动？指定有啊，因为毕竟冬奥会在我们中国举行，只要是我们中国举行的各项运动会了，我们中国人都非常一定支持，这不是必须支持，对。身为中国人嘛，我们必须要关注这件事。响应国家号召，这个三一组织三一人上学，这一定是有效果的。是也是有更多的年轻人可能说的像贵州的更多人了解这个东西，喜欢这个东西，挺好，特别好。 Infatti, come potete vedere, ai bordi delle piste ci sono molti innevatori perché questa neve è tutta neve artificiale. In totale ci sono 49 innovatori importati dall'America e dal Canada e ci sono anche altri 3 macchinari per comprimere la neve. Infatti, come vedete, queste sono le piste, qui da parte c'è l'erba. Questa struttura è inoltre anche di grande aiuto per l'economia locale. Per attrarre maggiori turisti sono state integrate altre attività e maggiori attrazioni, come per esempio la neve rosa, guardate le mie spalle. Oppure qui ci si può anche divertire con le moto da neve, con il bob, ci sono alcuni spettacoli e così via. Bella? Vi piace? Ecco, sono arrivato un altro gruppo, probabilmente anche loro partecipano alla gara. Ecco.
Ecco amici, quindi come avete visto la Cina ha un grande potenziale, non mancano né i talenti né il potenziale sviluppo del mercato. Sicuramente le Olimpiadi invernali del 2022 costituiscono il primo passo importante per porre le basi di un settore che potrà portare enormi benefici all'economia. Una volta conclusi i Giochi Olimpici di Pechino, sicuramente qui in Cina ci saranno sempre più persone attratti da sci e snowboard tra le montagne cinesi, a beneficio dell'industria sportiva e del turismo, e questo potrebbe anche garantire lo sviluppo sostenibile degli sport invernali. Oggi sono venuta a Guizhou, ma anche a Pechino ed in altre città in Cina sono state costruite o sono in fase di costruzione sempre più strutture all'avanguardia per sport da neve e ghiaccio. Una volta conclusi i Giochi Olimpici sarà anche interessante vedere come evolverà il mercato degli sport invernali e quale peso avrà sull'economia cinese mondiale. In particolare per l'Italia sarà un'ottima occasione per cercare partner e creare legami commerciali in vista dei prossimi Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Amici, noi ci vediamo al prossimo video, spero che l'esperienza di oggi vi sia piaciuta. Tanti saluti dal Guizhou, non dimenticatevi di lasciarci un like e di iscrivervi al nostro canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!